Sara La Rosa è il nuovo assessore al turismo del comune di Capodorlando, finalmente una donna. E da dove si partirà? Vedremo adesso di fare un percorso assieme. Tra l'altro sono meravigliata e onorata di questa nomina allo stesso tempo e spero di lavorare per il bene del paese. Sto ricevendo tanti messaggi anche nella considerazione di quello che è stato il mio percorso professionale, della storia, della mia famiglia, tante cose che mi danno, come dire, mi danno un input per programmare tante cose e spero di poter fare davvero tanto per il mio paese. Tanta attenzione ovviamente sarà dedicata al territorio, visto il suo coinvolgimento nel Parco dei Nebrodi. Direi infatti, sicuramente ci sono anche quella che è la mia esperienza professionale nella pubblica amministrazione che mi ha portato anche in contesti, io ho lavorato tanti anni per esempio nella zona dell'Alcantara, quindi con Taormina, quindi con quelle che sono località turistiche riconosciute a livello internazionale, però so perfettamente quante eccellenze ci siano in Sicilia, in centri piccoli, in centri anche come realtà sconosciute, per cui vedrò intanto di avviare una serie di contatti per programmare quelle che saranno una serie di attività, alcune da confermare, altre da cominciare ad avviare, quindi sicuramente c'è il lavoro, non mancherà su una cittadina che offre tanti spunti, tanti elementi, conto sull'appoggio e sul contributo di tutti quanti in termini di idee, quindi da questo punto di vista ho grande voglia di fare, però è una voglia di fare che va per la nostra Capodorlando.